Qui ci troviamo nel santuario della Madonna delle Grazie a Torre di Ruggero. È un luogo meraviglioso, è un luogo di grande fede. Questo che vedete è il santuario costruito nel 1858 in forme piccole, armoniche, ed è proprio questa piccolezza unita all'armonia delle forme che ne fa una piccola bomboniera. Questo fu un luogo di fede prima dei monaci basiliani. Successivamente, nel 1071, Ruggero il Normanno ne rafforzò, lo rafforzò come presidio di fede, finché nel 1677 a una ragazza, Isabella Cristello, qui apparve la Madonna. E lei guarì da un male piuttosto serio, era accompagnata da un'amica. Dunque si decise di costruire, edificare un santuario che purtroppo è andato distrutto fondamentalmente per il devastante terremoto del 1783, uno dei tanti che hanno percorso la Calabria. Il santuario, diciamo, il luogo di culto, quindi rimase niente, non rimase nulla di quel luogo di culto, solo le macerie. Finché 73 anni dopo, la Madonna apparve in sogno a una donna, Luna Pascale, e le disse di voler ripristinare qui la devozione mariana, sia da parte delle comunità locali che da parte di tutto il mondo. Quest'appello rimase inascoltato per ristrettezze economiche. Finché nel 1858, lo stesso anno di Lourdes, la Madonna apparve nella fontana dove ci stiamo dirigendo, che non c'era, appunto sgorgò in seguito all'apparizione, apparve a un contadino, Francesco Arone, il quale beve anche di quest'acqua e guarì da una grave forma di artrite reumatoide. Qui in questa cappella sottostante erano conservati tutti gli ex voto, ora sono immagazzinati, ma è un luogo di grande fede, di grandissime grazie questo. Anzi, molti veri intenditori, conoscitori della fede, della storia della fede, lo considerano uno dei santuari più importanti al mondo. Tra l'altro è immerso in un verde meraviglioso, tra montagne fantastiche, bellissime. Ecco, questo è il luogo dove sgorga ancora oggi l'acqua che si beve per devozione e io affido tutti voi alla Madonna.